Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire. Ritorniamo, continuiamo dove ci siamo lasciati. Comunque c'è stato un attimo di pausa sul mio canale per appunto a causa dell'inizio della scuola e sarà così fino alla prossima estate, anzi veramente fino alle vacanze di Natale. E poi alla prossima estate, quindi ci saranno veramente pochi video e quelli che vedrete saranno tutti pre-registrati, quelli che usciranno. Allora, ok, adesso facciamo tutte le cose del caso. Allora, Nina sta morendo e abbiamo scoperto il motivo per cui Nina fa così schifo in attacco, per questo motivo. Ora, nello spostare Nina è in basso. Ora, cos'è che cambia? Allora, se il personaggio tipo Drag, ok, è messo più in basso, avrà più difesa ma avrà meno attacco, quindi sarà più resistente. Caso contrario, se lo mettiamo in avanti, avrà più attacco, che quindi farà più male, però sarà meno resistente, quindi la difesa andrà meno. Io ragazzi, questa cosa non la sapevo. E vabbè, comunque lasciamo tutto in attacco, così almeno siamo... Perché ragazzi, qual è che dice il detto? Che la miglior difesa è l'attacco, quindi... Stiamo tranquilli che in attacco siamo messi benissimo. Poi con il drag, con quel boomerang proprio. Allora, tra l'altro Nina sta anche per morire, quindi direi che una bella erbetta si può anche stare. Vabbè, noi facciamo anche senza. Perfetto. Allora, dobbiamo ritornare ai due villaggi. Esatto, perché ho dato un'occhiata alla guida. No, fa comunque pochissimo danno. Cioè, ne ha fatto 6. Ok, a livello 10. Fortuna più 3, va bene. Perché ho dato un'occhiata alla guida. E adesso voglio vedere Nina. Vabbè. Nina è... 9. Ok, no, c'è qualcosa che non è quadra con Nina. Perché non è normale sta cosa. Cioè, ed è in attacco lei, eh. Webcam, aspetta. No, non penso che cambia. Vabbè, cambiamo personaggio così, ma non ha senso. Sì, praticamente. Boh, non lo so. Oh, attenzione che qua ci sono altre due casse. Una vita. Eh sì, però, addirittura. Ok, sì, cambiamo. Sì, perché prima eravamo Nina e adesso siamo ritornati Drag. Sì, si sono scambiati di posto. E si usa Flare su di lui. Così. No, fa comunque schifo. Va bene. E gocce T. Ora, se mi ricordo dove si esce da qui, perché non lo so. Non lo so, ragazzi, è una settimana che non lo prendo questo gioco. Dai, è veloce. Perfetto. Allora,
Se non sbaglio, sì, dovrebbe essere questo. Ok. Ci siamo. Allora, prima di far vaccate robe varie, ritorniamo ai due villaggini, perché poi lì ci verrà detto di fare altro. Dai, hai visto adesso che, che ne ha fatto 22 di danno? Allora, le due, i due villaggini, vabbè, sono qua in basso, e però questi mostri li hanno anche rotto. Perché non è possibile che fai 4 passi in croce. Allora, guarda. Allora, qui dovremo parlare con il tipo, il tizio, quello che ci ha affidato la missione, che dovrebbe essere qua dentro. E infatti, i draghi neri ci ridaranno l'acqua in cambio del nostro tesoro. Non vogliamo arrenderci, ma il villaggio vicino soffre troppo. Ah no, allora dovremmo andare nell'altro. L'anello del nostro tesoro ci infonde forza. Ah, quelle cose dove dormono? Ok. Posso vedere i soldi che c'ho? Che cazzo, 10.700. Ma che voglia. Allora, io direi già che ci siamo. Vediamo se possiamo avere delle armi o qualcosa in più. Allora, qui abbiamo la falce addirittura. Allora, un arco corto e anche una falce, direi che ci sta. Sì. Vabbè, a lui, sì. Armatura pelle e basta. Vabbè, poi il resto lo vendiamo. Allora, equipaggiamento a lui. Non cambia niente. Ok, io non capisco perché l'arco corto, a differenza dell'arco di bronzo, gli cali la velocità e anche la difesa magica. Questa proprio non me la so spiegare. Però vabbè, è più forte, quindi sì. Ma questo, ok, quindi tipo abbiamo preso delle cose in più che non ci serviva. Ma no, direi che ci siamo abbastanza. Aspetta. Vabbè, questo sì. Aspetta, questo però è molto più potente della falce, la spada lunga. Infatti. Allora, la polsiera, vai. Ecco, però ci aumenta, ci diminuisce di uno, però ci diminuisce la difesa, ma ci aumenta, vabbè, di uno, vabbè, non è che cambia chissà, no, di parecchio, che cazzo. Allora lascia quella. La falce la posso dare a qualcuno? No, no. Vabbè, va bene. Fatto tutto, adesso andiamo a vendere quello che non ci serve. Dunque, questo. Sì. Allora, il foil lo lascio perché è veramente cazzuta e cattiva. Allora, questo qua sì. La falce, vabbè. Ma sì.
e armatura pelle. Se che poi alla fine pensavo fosse chissà che potente, ma ordiniamo che così abbiamo l'equipaggiamento a posto e ok. Adesso proviamo ad andare dall'altra parte, ma noi non dobbiamo andare anche da un'altra parte, perché io mi ricordo che, allora, siamo stati sì lì in quella specie di rovina nello scorso episodio, però non è che dobbiamo andare anche da un'altra parte. Questi zombie però, Ok, intanto si è fatto anche notte, però vabbè. Allora. Vediamo se qua ci dice qualcosa. Sì, è lui il tizio. Il robot di pietra può muovere le rocce. Cercate il segreto del robot ad Agua. Allora, quindi dobbiamo raggiungere Agua. Non ti dispiace se salgo un attimo qua? Agua è vicino a Romero. Chiedete al capo di Romero. Ok. Quindi abbiamo fatto, dobbiamo andare a Romero, quindi. Anzi, ad Agua, che però si trova vicino a Romero. E Romero si trova vicino a Karma. Sì, perché quando non dovevo... Vabbè, quindi è su. Vabbè, adesso uso lì le cose lì, la PAL 3, perché altrimenti è veramente qualcosa di allucinante. Oggetto, usa. Beh, una bella PAL 3. Grazie. Così almeno per un po' stiamo tranquilli. Aspetta, c'è questa cosa. Ora, io so che prima o poi dovremo farla questa, prima o poi. Se uso il cane qui, la volpe? No, non penso sia... No, qui no, per il momento no, va bene. Vabbè, qua ma non è, ci sono i mostri, quindi possiamo stare tranquilli. Allora... giusto per sapere il coso di pietra, aspetta, è quello? Mi sembra di sì. Ecco, vedete qua che c'è un golem, tipo più o meno. Allora qui però ci fanno il culo, perché se non sbaglio qui siamo entrati una volta e ci hanno fatto il culo, quindi non credo che sia il caso. Vabbè, che adesso siamo più cazzuti e cattivi perché abbiamo fatto salire di livello. Ecco, non ha più effetto, quindi attenzione. Ok, che culo. Allora qui utilizzerei un'altra di quelle PAL 3 che ne abbiamo veramente un botto adesso. Sì, perché ne ho con la pratica, erano una roba incredibile. Allora, cos'è questa roba? Ti serve una chiave per usare il robot. Non è forse... Sì, ho capito. Non è forse la sua di chiave? Vediamo. No, non è questa. Ok, no, quindi questo golem dobbiamo farlo più avanti. Dice la chiave, noi abbiamo una chiave ma non è quella giusta, quindi no. Quindi via. Prima che arriva qua qualcuno che ci spacchi il culo. Ma sì, sicuramente più avanti nel gioco. Adesso è troppo presto. Allora, sì, in effetti dobbiamo raggiungere Romero. E dove cacchio è? È a sinistra, se non sbaglio, da qua. Forza, anzi. Oh, la mappa! Ok.
Allora, la mappa, sì, è bella grande la mappa. Ora, posso sapere. Ora, io sono lì. Ok, però l'unica pecca è che non mi fa vedere i nomi, quindi non vedo niente. E che palle. Ascolta. No, non mi fa vedere i nomi, non mi fa vedere nulla. Però una cosa che so che è a sinistra. Almeno lì lo sappiamo. E Drag sta quasi per morire brutalmente. Allora, torna in salute, fa ritornare normale, anomalia, fa rinvenire, e cacchio, aspetta, non dirmi se HP, no, gli AP, che è vero che a questi non è gli ricaricano nulla. A meno che non dormiamo, forse se dormiamo in una INN si ripristinano anche gli AP, ma mi sembra di sì, che viene ripristinato tutto. Qui facciamo veloce perché non stiamo qui a perdere tempo con mostri lì poco conto. Ora si è da questa parte, vabbè, noi utilizziamo il ponte, ciao. Perché volendo. Sì, è qua. Perché volendo c'è anche una seconda strada. Beh, forse lei può usare, no? Vabbè. C'è un'altra strada che può portare direttamente. Ecco, più o meno davanti a questa città. Però noi siamo entrati dalle segrete, perché lì, insomma, diciamo che è la via più comoda. Adesso basta uscire da qui in qualche brutto modo. Vabbè, da qua. Ci facciamo un bel giretto. Allora, vabbè, dobbiamo ripassare per di qui allora. E qua ci sarà ancora da bestemmiare, perché qua ci saranno mostri. Guardale qui, cazzuta e cattiva Nina con un colpo. Vabbè, qua bisogna anche dire che qua i mostri sono di un livello inferiore. Vai veloci qua. Perfetto. A vedere di far subito, perché qua le ceste dovremmo averle aperte già tutte, quindi non mi sembra sia necessario rifarli se sono aperte tutte. E dov'è che se scende da lì? Non ho visto. No. Ok, di qua. Infatti se lì c'è un'altra cesta lassù. Vabbè, io attacco sempre così, almeno ci facciamo soldi. Aumentiamo anche di. Aspetta, io adesso voglio provare a salire. Grazie. Qua finiremo in un brutto posto, secondo me. Ok, allora, quindi aspetta un attimo. Lì si va Romero. Oggetti, usa, facciamo. Fal 3, così i mostri non ci rompono le palle, e andiamo dall'altra parte. Forse ci siamo già stati, però voglio ritornarci per sicuro. Sì, infatti, a parte lì la cesta, va bene. Quindi praticamente è tutto a senso unico. Romero, questo è Romero. Sì, infatti c'è anche scritto su. Allora, qui io direi di passare la notte e magari anche di comprarmi un po'. No, comprare forse no. Però di dare i soldi sì, perché qua. Vabbè, io qua la chiamo sempre banca. Allora, soldi, deposito.
tutto 10.099, guarda, abbiamo rifatto i soldi. Ora cosa abbiamo? Ah no, non ho fatto niente, si è aperto. Allora abbiamo cura, antidoto, fuggi d'antidoto. Vabbè, l'antidoto non... forse ne abbiamo fin proprio. Guarda lì quanti antidoti. Però no, abbiamo l'incantamento, un casino di incantamento. Poi abbiamo vita, però ne abbiamo solo uno di vita. Però vabbè, mi sa che 9 bastano, quindi 5 questi li mettiamo via. Vabbè, questi li lascio perché è utile. Vita, e vabbè, foil. Ok, ciao. Sì, esulta. Adesso andiamo nella INN, dormiamo e poi andiamo. E vabbè, 66, così ci ricarica tutto. Merda, vaffanculo i soldi. Allora, se poi anche scemo io che vado via con zero soldi, che cos'è? Allora, ritira, ha detto solo 60. Perfetto. Ma che adesso mi incazzo, se non li accetti questi soldi. 60. Là. Ora, oltre a ricaricare la vita, anche gli AP. Infatti, tutto al massimo. Grande così. Io aspetta, vado un attimo qua. Aspetta, questo chi è? Liberaci dagli zombie e ti darò ti dirò tutto riguardo ad Agua. Zombie. Ok, dove sono questi zombie? Lo dite? Va bene. Qui c'è qualche zona segreta? Tipo... no. Solo così. Ah, qui però è aperto. Gli zombie hanno mangiato i nostri maiali. Temo che possano mangiare anche noi. Ma che è qua dentro? No, non sembra. No, tutto bloccato. Allora, qui c'è una questione di zombie, a quanto pare. Va bene, ci pensiamo noi. Io guardo sempre se magari non c'è qualcosa. E dov'è che dobbiamo andare, scusa, adesso? Aia. E vabbè, poi anche questi, che roba è, via. Allora, un attimo, ragazzi, che guardo sulla guida dove sono questi zombie. Perfetto, ecco cosa bisogna fare. Bisogna parlare con tutti. L'acqua della sorgente della caverna a sud-ovest. Vi far sentire meglio. Sì, dobbiamo parlare con una vecchia. Una coppia... aspetta, forse questo. Una coppia vende oggetti come l'Akvs. Deve contenere molta acqua, ok. Eccola la tizia. Cosa sai di Agua? Il capo ha detto qualcosa riguardo la dea. C'è un'acqua chiamata l'acqua purificatrice che forse potrebbe salvare il terreno. No, vabbè, ci siete già detto. La posizione del mago ha guastato il terreno. Ora gli zombie sono liberi. Perfetto. Questo è Romano. Karma è a ovest e Agua è a nord. Dobbiamo andare a nord, quindi. No, non voglio entrare. Aspetta, forse è lei? Ecco, lei è vecchia. Sono molto stanca. Mi fa piacere per te. La vecchia gira di notte, nonostante tutti quegli zoom. Ah, di notte dobbiamo andare. Ok, qui dice che c'è la vecchia che gira di notte. Quindi adesso noi usciamo dalla città. Facciamo uno speed rapido. Ecco, finché non diventa notte.
È più notte di così. Eccoli gli zombie. Questa è l'ora degli zombie. Vuoi la CVS per purificare il terreno? Ma così il mio marito zombie scomparirà. Ehi, vecchio. Ora devo andarmene. L'acqua purificatrice risanerà il villaggio. Eccoli zombie. Ah, proprio così. Cioè, blu tra l'altro, vabbè. Mi mancherai, ma se insisti. Ah, proprio. L'acqua purificatrice è nella caverna a ovest. Usa la CVS che è sotto questa tomba. Ok. Io pensavo tipo che bisogna tipo sterminarli questi. Vra vra. Ma quindi anche qua. Guardali quanti. Vabbè. Permesso. Ah no, non posso entrare. Come non? Ah, da qui. Ma che cavolo. È nella caverna ovest. Ok, quindi dobbiamo entrare qui. Sì, infatti, guarda lì, ricompense. Ricevi Vsak. E qui, erba. Come se non ne avessimo abbastanza. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Ah, ma qui... Ok, dobbiamo... Interessante. Allora ragazzi, io direi che possiamo fermarci qui per il momento. Ora non mi muovo perché altrimenti succede un macello. Allora ragazzi, direi che per questo episodio di Breath of Fire è tutto. Nel prossimo episodio ci dirigiamo ad Agua. Intanto si sta facendo alba, come potete vedere. Andremo ad Agua e vedremo poi che cosa fare. Ok, spuntato il giorno. Quindi ragazzi, vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollice in su, se è piaciuto l'episodio, mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. Noi ci sentiamo con un prossimo episodio di Breath of Fire. Bella!